Intanto saluto Gian Maria De Francesco, vice capo servizio di economia de Il Giornale. Gian Maria, grazie e benvenuto ancora sulle Fonti TV. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Immagino che anche tu sia collegato con Montecitorio, sì, tra le tante cose che stai seguendo per la terza chiama. Allora, ti posso chiedere che idea ti sei fatto fino a oggi, cioè se sono state sorprese quelle che abbiamo visto, se invece era tutto scritto e soprattutto, insomma, cosa pensi potrà succedere? Quello che pensiamo tutti, che anche oggi sarà una giornata a livello, come dire, di voto, di nulla di fatto, continueranno i dialoghi tra i partiti, quindi argomentazioni serrate, da domani forse potremmo cominciare a intravedere uno spiraglio? Ma fondamentalmente la questione è stata ben presentata da te, perché si è arrivati a queste prime tre votazioni in una situazione abbastanza caotica, in quanto a causa della forte polemica nei confronti della candidatura di Silvio Berlusconi, che non è riuscita a ricevere, come dire, il giusto consenso all'interno di tutto l'arco parlamentare, sì. Si è avuto una fase di stallo successiva, anche perché il nome di Draghi non riesce a convogliare tutte quelle che sono le necessarie il necessario sostegno, anche perché spostare Draghi significa in un modo o nell'altro mettere a rischio la tenuta di un governo, del governo, perché non è detto che cambiando l'inquilino cambierebbe anche, rimarrebbe tutto immutato. No, anche perché sappiamo molto bene, insomma, noi ci occupiamo di economia, intanto sentiamo delle voci a dimostrazione del caos in senso positivo, no, del momento, perché stiamo seguendo tutti quello che sta accadendo a Montecitorio. Dicevo, noi che ci occupiamo di economia sappiamo molto bene che è il nome di Draghi che ha fatto, come dire, presa sui mercati e sulla fiducia, no, degli investitori. Poi, indipendentemente da tutto, chiaramente non stiamo dicendo che Draghi è l'unico eroe della patria, però inizialmente, visto che parliamo di stabilità del paese, questo potrebbe portare a uno scossone, quello è chiaro. Ma quindi, Gian Maria, domanda abbastanza ovvia che si sta facendo continuamente, ma la faccio anche a te: lo scenario più possibile, anche più semplice, ma anche quello che si comincia a intravedere di più al di là degli accordi tra i partiti, è quello per cui Draghi dovrebbe rimanere e potrebbe rimanere davvero a Palazzo Chigi, e Mattarella potrebbe rimanere e dovrebbe rimanere al Quirinale? È uno scenario che ha delle buone probabilità, a meno che non si riesca a convogliare un determinato consenso, un consenso, insomma, pienamente maggioritario nei confronti di un'altra candidatura. Diciamo, se pensiamo alle proposte avanzate dal centrodestra ieri, è stata salvata la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che, insomma, essendo la seconda carica dello Stato, potrebbe anche rientrare in questo novero. Però, io sarei personalmente convinto che gli analisti che hanno espresso preoccupazione in caso di uno spostamento di Draghi non hanno tutti i torti, perché come stavo dicendo prima, senza Draghi questo esecutivo, ancorché rimanessero tutti gli stessi nomi di prima, avrebbe minori possibilità di andare avanti, e con il PNRR, con sì, lo scenario inflazionistico e anche con la necessità di cominciare a individuare politiche che possano in qualche misura favorire una riduzione del debito pubblico,
sicuramente c'è molto da lavorare. Ecco, c'è chi commenta, un'amica ci scrive, beh, se leggono Brunetta e mette simpaticamente un emoticon con le mani nei capelli, insomma, vabbè, insomma, poi sono gradimenti diversi. Quindi, come detto, si fa sempre un po' più forte l'idea che Mattarella potrebbe restare in pista e si usa questa espressione che già di per sé è abbastanza deprimente. Dimmi cosa ne pensi, Gianmaria. Potrebbe essere lui a conti fatti a salvare la faccia ai partiti. Ecco, diciamo che questa non sarebbe una buona vetrina e non sarebbe un buon biglietto da visita per la nostra politica. Ecco, magari riusciremo a salvare capre e cavoli per la permanenza di Draghi, per diciamo Draghi ancora a Palazzo Chigi, però insomma l'Italia tutta a livello politico ne uscirebbe un po' distrutta, come immagine intendo dire. Ma io credo che ne stia uscendo già abbastanza distrutta, in quanto, cioè, se per un attimo usciamo da questo circuito mediatico, Sì. possiamo vedere che non stiamo parlando della definizione di progetti ambiziosi come potevano essere quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oppure come può essere la messa a punto di una strategia energetica o grandi riforme come le liberalizzazioni, eccetera. Si tratta solo di, cioè solo fra virgolette, ma di individuare una figura che sia di garanzia per entrambi gli schieramenti del Parlamento, per tutti e tre se si considerano i 5 Stelle staccati da destra e sinistra. Il fatto che ci siano stati mesi e mesi di tempo per riunirsi, e poi questo discorso che non si può non dirlo, cioè i veti espressi dal centro-sinistra nei confronti di tutte le proposte avanzate dall'altra parte. Ecco, una riproposizione di Mattarella, che comunque è stato un ottimo presidente della Repubblica, però sarebbe indicativa di un paese comunque ostaggio non solo di un'ingovernabilità di fondo, ma soprattutto di una classe politica incapace di assumere decisioni anche, come dire, di, non dico di piccolo cabotaggio, però di sicuro non di rimenti, perché, e concludo, cioè, la figura del Presidente della Repubblica Sì. è una figura di garanzia, di rappresentanza, di ratifica dei trattati, promulgazione delle leggi. Oggi si è aggiunta quella di, appunto, perché è il rappresentante del paese nei consessi internazionali, è anche, fra virgolette, quello di garante del debito. Sì. Ma fondamentalmente il suo ruolo più proattivo è quello di scioglimento delle camere, convocazione delle elezioni e poi nomina Del del presidente, presidente. E sì. quindi questa impasse è significativa di un paese che cerca di tirare per la giacchetta chiunque sia, cioè cerca di individuare una figura che sia, come dire, è più o meno amica in quel tipo di frangenti. Certo, allora voglio leggere questo ultimo messaggio per farti un'ultimissima domanda proprio in chiusura e che riguarda Matteo Salvini. Allora, Franco scrive: spero che Salvini non faccia il blitz Casellati, lo definisce così, perché lui dice chi ha votato in Parlamento Rubi, nipote di Mubarak, non può fare il presidente. Non credo che l'elettorato della Lega accetterebbe inoltre. 124 voli di Stato in un anno, insomma, vabbè, a parte è lungo, quindi non posso leggerlo tutto. La presidenza del Senato è un mestiere a tempo pieno, perciò chi lo svolge deve risiedere a Roma. Si parla di ridurre sprechi ed inquinamenti e poi i nostri rappresentanti danno il cattivo esempio. Salvini, se vuoi rispondere anche questo, è l'ago della bilancia?
Di sicuro, come dire, ha compiuto una fuga in avanti, considerato che, insomma, in base ai sondaggi sarebbe Fratelli d'Italia il partito di centrodestra con i maggiori consensi, però il fatto di stare all'opposizione sicuramente lo penalizza, certo, in questi casi. E diciamo che per ora si sta comportando bene, però come emergeva dal messaggio che vi è arrivato, cioè l'elettorato della Lega è abbastanza composito, come lo era quello dei 5 Stelle, ma comunque questi saranno problemi che, diciamo, se il centrodestra troverà una quadra su un candidato che sia in grado di esprimerlo e che non finisca ostaggio dei veti del centrosinistra, saranno problemi che poi andranno risolti successivamente, perché di sicuro non è tanto la divisione sulle candidature o altri incidenti di percorso che ci sono stati fra i tre partiti più forti del centrodestra, perché poi ci sono formazioni minori, ma il problema è soprattutto, come indicava il messaggio, ideologico, perché poi, diciamo, stare insieme quando l'elettorato è così diviso su argomenti anche fondativi, perché comunque Casellati è persona degna e, diciamo, anche questo anti-berlusconismo strisciante nel centrodestra è sintomatico di un malessere, anche di questioni che non sono state chiarite all'interno della coalizione, che secondo me dovrebbero essere appianate quanto prima. Ok, tutto molto chiaro. Allora, intanto la terza chiama è in corso d'opera. Gianmaria, io ti ringrazio per essere stato con noi, naturalmente ci sarà modo di parlarne quando avremo il nuovo Presidente della Repubblica. Da lì ovviamente tutti i ragionamenti dipenderanno da chi verrà eletto, perché ripeto, se Draghi resta a Palazzo Chigi la situazione proseguirà così come la stiamo vedendo adesso, si spera anche meglio. Se dovesse spostarsi, allora gli scenari sarebbero assolutamente diversi, dipende cosa succederà. Quindi è tutto aperto, vediamo, insomma, per questo la partita è, come dire, carica di suspense. Grazie mille Gianmaria De Francesco, vice capo servizio economia del Giornale, ti seguiamo naturalmente sul Giornale e a presto. Grazie a voi. Grazie, a presto.